tanti ritornelli. Che sempre domenica si sveglia la città con le campane. Andiamo avanti. No. Al dimo din don, no, dico di no e poi pianicolo. Ti seguo. Sant'Angelo risponde din don dan. Sì, buona domenica, pensa, sì. Pensa. Guarda, se ripenso a quel videoclip lì che si chiama Pensa, girato in quel di Berlino. Molto bello quel videoclip, girato a Berlino qualche anno fa. Più ventoso del pianeta, perché della storia dei videoclip tutti penseranno che ventilatore potente, no. Perché il cappello di Luciano Neri se l'è andato. Avevo un bel cappello, praticamente mi sarà volato 10 volte a rincorrere questo cappello. Effetti speciali proprio. Davanti alla porta di Brandeburg. Meno male che c'era una bella limousine, sì. Che quando la mia mamma, boom, si trovava nella limousine. Certo, e allora si stava un po' più caldini. Era tutta una limousine lunga 14 metri e noi eravamo in due. Sì. Tre. Belli comodi. Vabbè, ok, pensa. Da Luciano Neri per voi. Pensa ogni giorno, pensa ogni istante, pensa ogni attimo, importante. Ogni giorno insieme a te, importante, ogni attimo vissuto intensamente. Vivevamo il nostro fotoromanzo, sembravamo soli io e te al mondo, ma la vita a volte non è sempre rosa, dietro ad ogni angolo una sorpresa. Io sono qui ed anche tu ancora sei qui con me. Allora tu mi troverai. E arriva la balada di fuego dell'amico Paolo Bertoli de Bedonia. Vai Paolinos.
Allora, questa è una scenetta nuova, una cosa stranissima, perché la famiglia Brambilla è una famiglia tipica milanese che guardano la televisione davanti, e probabilmente guardano proprio Ritornelli. Sono comunque Cristiano Chesi e Tiziana Caserta che interpretano la famiglia Brambilla. E quindi anche la prima scenetta, e quindi andiamo a vedere, perché hanno, si fa per dire, loro due hanno lasciato l'Eden e sono andati a Milano. Sono immigrati anche loro. Ce la gustiamo insieme, la famiglia Brambilla. Vai Cristiano Chesi e Tiziana Caserta. Innamorarsi a Milano e sentirsi così. Senti, ci avrei una bella sorpresa. Che sorpresa c'hai? Senti, ma che ne diresti quest'anno di fare una bella vacanza intelligente? Perché te non vieni? Ma come vengo? Vengo sì! Una vacanza alle terme, indo ci fanno i massaggi, indo ci fanno tutti i fanghi. Ma ti ricordi quell'anno che mi ricoprirono di fango? Come gli ero diventata tutta bella? Sei bella sì, poi sono tolto il fango però. Spiritoso. Comunque senti, al di là della bellezza devi ammettere che io ti faccio dei piatti che si sciolgono in bocca. Sì, sì, tu li tiri fuori direttamente dal congelatore, sicché si sciolgono in bocca. Ragiona, ragiona, eh! Oh, ma intanto in casa lo mando io! E quando si letia e vinco sempre io! Oh, via, Intanto l'altra volta tu sei venuta da me in ginocchio! In ginocchio, per forza, e tu eri nascosto sotto il letto, bellino ti è! Vabbè, va! Lasciamo perdere, va! Non si lascia perdere perché tu mi brontoli anche per le telefonate! Telefonate! Tu stai a ora e telefono, ho capito? A ora e telefono! Nemmeno nulla! Prima sono stata solo 20 minuti! 20 minuti? Aveva chiamato uno che ha sbagliato numero? Scusami, Che sai come succede il telefono, no? Pensieri, parole, pensieri... Sì, va bene. I pensieri ce li metti a loro, le parole tu ce le metti te! E te che tu ci metti? I soldi della bolletta! Vai! Revival VIP, vediamo un po' che cosa avrà mai scoperto, trovato o inventato la nostra redazione. Qui è tutto più che vero. Davvero? Abbiamo le prove. Abbiamo 1967, Spanish Eyes, che noi abbiamo sempre chiamato erroneamente Blue Spanish Eyes, ma il titolo vero è Spanish Eyes, cantata da Al Martino, che ci ha lasciato appunto 11 anni fa, nel 2009. È stato nel 65 che Al Martino ha registrato uno dei suoi maggiori successi, Spanish Eyes, brano che gli ha fruttato diversi dischi d'oro e di platino per le vendite di dischi. Nel 73 ha raggiunto con la riedizione della quinta posizione nelle hit parade del Regno Unito addirittura. Tutt'oggi è considerato un evergreen, composto da Bert Camperford, è scritto da Charles Singleton, con il titolo originale di Moon Over Naples, figura fra i 50 brani maggiormente suonati in tutto il mondo. Curiosità, nel 65 Bert Camperford, il compositore del brano, fece ritirare dal mercato il disco Spanish Eyes nell'interpretazione di Freddie Quinn, perché il titolo e il testo firmati da Eddie Snyder non erano stati autorizzati. Dopo una lunga transazione consentì di dare alla canzone il titolo definitivo di Spanish Eyes con entrambe le firme di Snyder e Singleton per il testo ed ovviamente Camperford per la musica. Quindi abbiamo anche un po' di gossip lunga, legale. Potrei aggiungere tante cose, che l'ho incisa anch'io a Londra, che l'ho poi rincisa in Italia, che l'ho fatta anche in una compilation straordinaria che è uscita almeno in 3-4 CD degli anni 80, no, sì. Nei 90, 80-90. Comunque quindi Al Martino... Io l'ho incisa proprio a Londra, tra le quali c'era appunto Blue Spanish Eyes, e feci anche, che poi l'ho rincisa anche in Italia, di How Wonderful to Know, che poi sarebbe Anima e Core. Certo, sì. In inglese. In inglese. Comunque quanti dischi d'oro e di platino. Allora, insomma, poi non è che si guadagnava un disco d'oro insomma, erano milioni e milioni di copie. Quindi, allora, 1967. Revival VIP, ma alla grande. Al Revival Martino. VIP alla grande. Volare. Spanish Eyes.
Say you and your Spanish eyes will wait for me. Anche questa canzone è stata una canzone. Me la ballo da sola, non ho il corpo di ballo. Fatta tra l'altro con la scuola di ballo di Santa Lucia, è stata canzone regina di un mese, qualche mese fa. E quindi è stata grandiosa. Brava Paola. Grazie. Tu l'hai ballata davvero con le ragazze di Santa Lucia. Anche tu la ballavi, ma non ti hanno ripreso. Sono stato fermo, guardate. Però bella, è una bella canzone che ho scritto io insieme all'amico Gianni Trudi. E sicuramente. Ed hai anche interpretato prima di me come la stessa lui. Brava. Però sarà sicuramente però lo sarà ancora di più, perché è ancora, come dire, agli albori. Un grande successo, La misma luna. La misma luna, el corazón, tienes las mismas ganas de amor. La misma luna, el mismo cielo, esta noche yo estoy enamorada de ti. Así esta noche la luna de felicidad parece un sol muy caliente con ganas de amar, mi amor. Mi amor. Siento el fuego de amor que está dentro de mí. Mira la luna a lo lejos, es la misma de aquí, mi amor. Mi amor. Luna que resiente como las ganas, está mirándonos desde arriba. Te siento muy cerca y tú sientes lo mismo que yo. La rubrica per andare a conoscere meglio gli artisti, che i nostri artisti, quindi conosciamoli meglio. Ma che cast abbiamo noi? Canto così, dall'emozione il mio mestiere. Conosciamoli meglio, Daniela Cavanna, un artista con mille sfaccettature, ma siamo contentissimi di averti noi, ti terremo qua tutto l'anno a ritornelli, insomma. Diciamo che poi tra noi, insomma, c'è anche un bel feeling, anche no? perché abbiamo tante cose in comune. Certo, abbiamo tante cose in comune, e la lingua anche che, insomma, che lavora ben bene, quindi noi zitte un minuto, fuori onda, in onda, non ci stiamo mai, solo quando a cena. Esatto, ed è quello. A proposito, tu che tipo di donna di casa sei? Vedi come te lo chiedo così tanto bene. Sono la classica casalinga. No, davvero? Mi piace da morire la casa, mi piace avere una casa ordinata, pulita, mi piace magari andare sempre a prendere qualcosina per ravvivare. Anche i fiori, così. Sì, l'arredamento. Brava. Adoro proprio, mi piace tanto. E cucinare? Tantissimo. Sei brava? Sì, cucino poco perché vivendo da sola tutto quello che cucino lo dico sempre, poi mi tocca mangiarlo e quindi faccio spesso delle cene, invito amici in modo tale che così posso cucinare in abbondanza. E non mangiare appunto tutto. Non mangiare tutto io e avere la soddisfazione che gli altri mangino. Ma è il piatto tuo
che realizzi al top? I primi, soprattutto, perché sono, non mangio carne, quindi, non so, gnocchi al pesto, gnocchi fatti in casa al pesto, piace le tagliatelle al ragù, oppure il sugo di funghi, insomma, tutte cose legate. Wow, mi è già venuta la polina in bocca, guarda. La lasagna. Il top è la lasagna. E dolci? Dolci, tiramisù. Torta della nonna, la crostata, che è una ricetta infallibile, sì. Quella non me la ruberà mai nessuno. Quelle marmellatine, quelle... Quella fatta in casa, di prugna, un pochettino, poco dolce, diciamo. Sì, sì, un pochino asprena. Va bene, così. È venuta a fare. No, infatti, io guarda, lo sai che avevo in programma un altro video? Indovina un po' cosa ho intenzione di passare oggi. Cannelloni Mao. Ma guarda un po', ci è venuta fame, mando la Daniela a cucinare anche, perché è bravissima. Daniela bravissima, Cavanna. Non lo so, però mi piace. Cannelloni Mao, ti metteremo alla prova. Cannelloni mambo, lascia andare il resto, vieni a ballare insieme a noi. Senti che energia sta per arrivare, tutto nasce qui, tra fornelli e cuore. Una canzone che porta il buon umore, si infila nella testa e non si stacca più. 100 grammi di farina fresca, aggiungi 100 grammi di follia, mescolare tutto quanto basta, questa è la ricetta di mia zia. Lasciatemi uno spazio, lasciatemi provare, lasciatemi uno spazio, è ora di ballare. Cannelloni mambo, cannelloni mambo, cannelloni mambo, tutto il mondo lo sta ballando. Cuore, lascia andare via malinconia e tristezza, tra musica e forchetta è qui la verità. Prendi 100 grammi di farina fresca, aggiungi 100 grammi di follia, mescolare tutto quanto basta, questa è la ricetta di mia zia. Lasciatemi lo spazio, lasciatemi provare, lasciatemi lo spazio, è ora di ballare. Cannelloni mambo, una mia canzone che cantano i Novelli in questo caso, ma che la prima interpretazione è stata proprio un'interpretazione di Paola Belloni, sì. Una bella interpretazione al punto che è piaciuta tanto all'orchestra I Novelli e loro l'hanno come dire cantata a due voci, Daniele e Luisa, uomo, bravissimi, donna, anche molto bene, sì. E quindi gustiamoci I Novelli con questa mia canzone, sarò tua per sempre. Sguardo con cui guardi me e poi mangiamoci con gli occhi che non si accontentano mai. Giocami, io la tua donna e tu mio solo re, prendi una carta e sarà sempre di cuori. Che forte viene e va, cullami ancora. Io per te sarò tua per sempre, fino a quando
E con questo vi salutiamo. Ciao, amici. Non mancate di venirci a trovare tutti i giorni, tutte le nostre serate, quando capita occasione, oppure non mancate di guardare i ritornelli tutti i giorni per voi. Grazie Paola. Grazie Luciano, un grazie piacere essere qua. Grazie a tutti i ragazzi che collaborano con noi, grazie alla nostra redazione, soprattutto grazie alle nostre televisioni, ma soprattutto alla grande, grazie a voi al pubblico che ci seguite. Ma domani torniamo, domani Luciano. Torniamo, ciao. Domani torniamo. Ciao. Quanti ritornelli